tratta di progredire verso un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale. Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un'amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Così inizia il numero 180 che abbiamo appena ascoltato. È un numero importante in cui Papa Francesco individua quello che nelle encicliche è l'obiettivo della politica: tradurre in formule organizzative, in forme meglio organizzative, stabili, quella capacità di amicizia sociale, di bene tra le persone, che altrimenti, essendo molto profonda, è anche molto fragile e può essere, come abbiamo visto nella storia, purtroppo ferita, se non addirittura abolita, come tante leggi di segregazione razziale o di discriminazione di minoranze, di fasce deboli, ci ricordano anche nel XXI secolo, purtroppo. La differenza, dice bene Papa Francesco, tra una politica sana che aiuta tutti ad essere riconosciuti come degni e meritevoli di dignità, perché appunto persone umane, e invece gesti semplicemente enfatici di dominio nel quale io, dall'alto della mia ricchezza, aiuto qualcuno che è più bisognoso di me, ecco, questa differenza, dice Papa Francesco, fa capire bene perché la politica ci serve. Non può essere dato come atto di carità, potremmo dire noi, ciò che in realtà è un diritto, ciò che compete alla giustizia. La prima forma di carità, di benevolenza, potremmo dire, è proprio questa: riconoscere all'altro gli stessi diritti che io mi riconosco. È per questo motivo che Papa Francesco si rifà in questo paragrafo a tutto il magistero che lo precede, in particolare al magistero di Papa Paolo VI, San Paolo VI, che ha dedicato molti pensieri alla politica, e a partire dal Concilio, proprio mettendo al centro la riflessione conciliare, ha lavorato molto sull'importanza della politica. La politica, ci dice Papa Francesco, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, non perché appunto diventa assistenzialismo, ma perché permette la costruzione di forme organizzative giuste nelle quali i più piccoli, i più poveri sono difesi e come tali hanno la stessa capacità, la stessa dignità invece di chi ha molti più mezzi ed è capace di vivere. Intuiamo quanto la riflessione di Papa Francesco sia attuale in un mondo che, proprio perché sta cambiando paradigma, ce ne accorgiamo, usciamo dai valori universalistici legati all'illuminismo francese, libertà, uguaglianza, fraternità, che tra l'altro Papa Francesco aveva analizzato nel capitolo precedente. Viviamo in un mondo, dicevo, che esce da questi valori universalistici, non sa bene a partire da quali principi organizzarsi, e spesso l'impressione che ci sia il culto della violenza e la voglia di dire mi impongo sugli altri sembra prevalere. Ecco perché c'è bisogno di tutto questo lento lavoro di educazione culturale che ricordi che la politica è un grande strumento.